Ricca di spirito è il nuovo CD della cantautrice toscana Gloria Nuti. All'interno il brano Il mare calmo della sera, che ha scritto con Zucchero e Gianpietro Felisatti, che venne interpretato nel 1994 da Andrea Bocelli, che vinse il Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Ascoltiamo l'intervista a Gloria Nuti. Ricca di spirito il suo ultimo lavoro, lei scrive parole e musica in chiave molto rock. Sì, è il mio ultimo CD che ho voluto fare dopo diversi anni che manco dalla scena, perché continuo a scrivere canzoni, non ho mai smesso, e una mattina mi sono svegliata e ho fatto una lista delle mie preferite e ho iniziato a incidere ed ho incluso anche la mia versione del mare calmo della sera, la canzone che avevo scritto insieme a Zucchero e Felisatti per Andrea Bocelli. E che infatti quella è stata forse una grossa soddisfazione. Senz'altro, perché il mio primo Sanremo non era stato tanto fortunato quando avevo cantato Bastardo nell'89. E dopo 4 anni mi è capitata questa opportunità di scrivere questa canzone per un cantante nuovo che andava a Sanremo ed era Andrea Bocelli, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Ho sempre voluto fare la mia versione di questa canzone e da ora che ci sono riuscita sono abbastanza soddisfatta. È possibile guardare anche i suoi video online oppure hanno un canale soltanto televisivo? Sì, ce ne sono 3 adesso in promozione. Uno è il primo pezzo del disco che si chiama Il lupo perde il pelo. Quando ti voglio, oggi mi spoglio di tutto per te. Poi c'è Il meglio di te, che è la versione in italiano di una preghiera che è stata attribuita a Teresa di Calcutta, ma Paradoxical Commandment, i comandamenti paradossali, che era stata scritta da un professore di un'università americana, e io l'ho musicata perché quelli sono i principi in cui credo, e si può vedere su YouTube, si chiama Il meglio di te. E adesso c'è Il mare calmo della sera, che è il video nuovissimo che abbiamo finito la scorsa settimana, quindi andrà in onda presto, spero.